I recuperi del mercoledì in Serie D sono agrodolci per i colori abruzzesi, perché se in basso il Giulianova vince e rilancia le ambizioni di salvezza, in alto il Notaresco non approfitta del turno interno contro il Castelfidardo. I rossoblù di Epifani si fermano al cospetto dei biancoverdi, che confermano di attraversare un ottimo periodo di forma. Finisce 1-1 perché se il Notaresco prova a scappare con Banegas nel primo tempo, i fidardensi impattano nella ripresa col gran gol di Sant'Angelo. Nel finale rosso per Massarotti, col Notaresco che dunque chiude in 10. Occasione sprecata per il rossoblù, che domenica avranno un turno sulla carta morbido contro l'Atletico Porto Sant'Elpidio, mentre c'è incertezza per la gara tra Campobasso e Pineto, soprattutto in relazione alle condizioni meteo avverse che interesseranno il centro Italia a partire dalla giornata di domani e per tutto il weekend. Per come eravamo partiti ero contentissimo, poi il gol invece di darci una spinta a portare la partita a termine con grande prestazione, ce ne siamo un po' scesi, ma questo lo temevo oggi, perché incontravamo una squadra che ti fastidiosa da incontrare, una squadra che corre e ti poteva creare dei problemi, e ce l'ha creati sotto l'aspetto fisico, mentale. Queste sono partite che se non fai il 2-0 le porti alla fine con difficoltà. Quando abbiamo preso il gol del pareggio, sono contento alla fine che l'abbiamo pareggiata, anche se quando siamo rimasti in 10 abbiamo avuto una forza d'orgoglio di andare a cercare di ribaltare, di riportarci in vantaggio, e forse lo meritavamo anche per quello che abbiamo fatto. Il colpo in coda lo firma invece il Giulianova. Bitetto centra il primo successo dal suo ritorno in giallorosso ed è una vittoria esterna che vale doppio, perché arriva in uno scontro diretto in chiave salvezza a Monte Giorgio. De Cerchio da piazzato porta avanti i suoi, raddoppia Massetti. La rete di Arturo Lupoli per i marchigiani non cambia i destini dell'incontro con il Giulianova, che sale a quota 9 punti e domenica è atteso dallo scontro di Castelnuovo contro i neroverdi di Guido Di Fabio. Li abbiamo aggrediti nella loro metà campo, abbiamo recuperato diversi palloni e ci siamo anche in una di questi recuperi, poi siamo riusciti anche ad impensierire il loro pensiero e a procurarci quelle due punizioni che sono state letali per gli avversari. Il campionato è ancora molto lungo, abbiamo ancora altri due recuperi, più domenica giochiamo l'ultima del girone di andata a Castelnuovo, non so con quali difensori, però in qualche maniera faremo.